Buongiorno signori, siete sintonizzati su Radio Libertà Democrazia di Bradley. Hashtag vero presidente, hashtag rispettiamo la Costituzione. Allora, ci siamo lasciati ieri, o quando cazzo è uscita la scorsa puntata, con l'incipit di quello che dovremmo fare oggi. Pulire e fortificare. Almeno questo è quello che credo io, poi non so bene come reagiranno le nostre truppe contro l'American Union State. Saranno molto più forti rispetto a quei bambaccioni che abbiamo appena incontrato? Io non lo so. Però diciamo che spingere e attaccare forse non è nei nostri interessi, ecco. Al momento, visto la mancanza di fucili. Una volta che siamo riusciti a recuperare quei fucili, potremmo pensare ad andare un po' avanti in tal senso. È il 4 di luglio, spariamo i fuochi d'artificio. In verità sono già le 3 di mattina, è già passato il giorno, quindi... Mi piace perché abbiamo perso political power in qualche maniera. Dovrei forse riorganizzare gli eserciti in modo che facciano meno cagare, perché queste qua, le truppe, quelle con questa, la torre, sono quelle un pochino più merdose, cancro colera. Queste vorrei tenerle ferme in riserva. Però anche lì, di cosa stiamo parlando? Su cosa stiamo ragionando? Sul non avere fucili? Sul morire come degli stronzi? Quello è il fatto. A un certo punto non stiamo utilizzando, fatemi pensare un attimino adesso, non stiamo utilizzando più di tanto forse il supporto? Vediamo un attimo come siamo messi. Perché non credo di avere tutta questa roba di supporto, infatti. Potremmo togliere una fabbrica per ora e aumentare ancora di più la produzione di fucili. Il fatto è che noi serve che queste cose... Tra l'altro è da una vita che non vedo una ricerca fatta, ragazzi. Riusciamo a finire una ricerca? Sì, ma anche se la finiamo, ok, aumentiamo un po' l'output del 15%, che è buono, ma non ci risolve i problemi. Vediamo i giapponesi e i canadesi comunque uniti con noi che tentano la difesa. Io ho anche dei punti extra qua che potrei spendere per questo, ma potrei anche spendere per questo. Operazione riserve. Qua c'è un po' da scegliere, perché noi per adesso non abbiamo la ricognizione. Gli ufficiali di riserva sono ok, ma non stiamo addestrando tanto, quindi non ha tanto senso. La velocità dell'organizzazione non stiamo neanche andando. Mi serve qualcosa di più flessibile. Forse davvero l'operazione riserva qua che ci dà Relentless Assault come tattica preferita. Relentless Assault, che è questo qua. Più 5 di difesa, più 15 di movimento, immagino. Più 20 di attacco e più 0 wit. Però immagino sia per loro forse. Per loro più 5 di difesa. A me non piace tantissimo. Preferisco... la breakthrough base oppure la blitz base, quindi non, no, neanche questo, perché non abbiamo ancora così tanta gente da poterlo fare. Victory or death non mi sembra, quella che fa il mass charge non mi sembra buono. Quasi static warfare la potremmo mettere dentro, oppure abbiamo forza del bayonet che non devo andare a modificare template, quindi non so quanto mi serva, quindi ni. E poi qua queen of battle, questo qua. Sì, potrebbe anche starci a un certo punto. Oppure andiamo col classico bolt attack, ci dà più un attack e siamo art attack. Se no ci sbattiamo il cazzo e mettiamo questo per ora. E poi dopo scendiamo e pian piano prendiamo l'organizzazione, che è quasi pure meglio rispetto alle sito. Quindi tant'è. Allora, le truppe ci sono, i fucili non proprio, ma vedremo di sistemare un po' la questione adesso appena riusciamo a chiudere gli ultimi buchini, buchetti, bucotti di sta faccenda qua. Se Dio vuole riesco a infilarmi proprio velocemente qua dentro. So che loro stanno già attaccando da un po', ma probabilmente verranno tritati. The Pacific Coast League. Prima della scoppio della guerra civile, la costa del Pacifico, la lega della costa del Pacifico era... Ah, ma sì, baseball. Ma che cazzo ce ne frega? Ma tra il baseball... Non so se ho detto prima, pure gli indiani inglesi ci hanno mandato truppe. Dobbiamo farle valere fin tanto che ci sono, perché poi dopo quando scoppia la situa... very nice che tu sei andato fuori dalle bolas lì, in un certo senso. E sta andando via anche quello. Noi non facciamo cazzate, rimaniamo qua. Certo, sono ripresi Santa Fe, ma... al prezzo di Albuquerque. Probabilmente, purtroppo non ho truppe veloci per fare quella situa qua. Io sto fermo lì. Poi ci riprendiamo tutti e due. New drinks for the boys. Oh, che bello. Sutter California ci arriva questa bellissima Civilian Factory.
E poi Support from the Resistance. I ribelli che combattono per il Pacifico dalle altre parti degli Stati Uniti hanno preso contatto con il nostro governo e ci hanno offerto dei vantaggi. 750 unità di fucili. Cazzarola. Vai! E political power un pochino. Ci sta tantissimo, Cristo. Ci sta veramente tanto. Ok, abbiamo anche situato... Mi interessa questo uomo qua, non mi interessa, sono affari suoi quello che vuol fare della sua vita. Mi mandano altri supporti, vai, mandami fucili, sono tutto per i fucili io. Fucilami tutto, non proprio, però ci siamo capiti. Se adesso volessero venire avanti anche i giapponesi da là a dare una mano. Qui non siamo messi troppo bene, vado a dare una manina lì sopra al Albuquerque, mi sembra che ci stiamo muovendo abbastanza velocemente. Qua basta attaccare... Ah, però mi hanno tagliato fuori Santa Fe così i vigliacchi. Vabbè, non è neanche lì un gran problema. Con la milizia riuscirà a resistere fin tanto che arrivano i nostri qui. E ora che sono arrivati i nostri qui, li mandiamo qua. State belli fermi voi. Te ne hai capito un cazzo. Torna di là. E sei bello, bello a bolla. Qui se vogliono spostarsi da Santa Fe ad andarli di fianco ci fanno solo un piacere, perché così riattacco la ferrovia. E ste cavallerie hanno rotto le palle perché sono qua dall'inizio dei tempi e non sono ancora decedute. Da qualche altra parte siamo riusciti un po' a entrare? Sapete che non lo so. Penso di sì, sai. Maybe. Diciamo che qua si va avanti, qua si entra. Buono, vi aggiorno se ci saranno novità. Adesso non disperiamo, la difesa della patria è sopra di noi. Tanto parte la guerra in Mozambico. Le elezioni sono su di noi, ragazzi, finalmente, con ogni partito che fa gara per guadagnarsi la presidenza, e la vittoria andrà, oh mio Dio, l'avevo già detto, Democratic Republican Party, per questi 4 anni, Alfino, no, chi è Earl Warren? Giuro su Cristo, ho messo Alf. Che testa di cazzo è Earl Warren, mi toglie pure stability, però dai, factory output 10% lo posso accettare, ma io avevo messo Alf. Io voglio Alf! Forse avevo messo al governo Alf. Porca troia! Ma Alf dà un sacco di benzina! Alf è andato su con i social democratici. No, social liberals. Oh, forse ho detto su una mezza minchiata. Vabbè, cosa vi devo dire? Anche i migliori sbagliano. Anche i peggiori sbagliano. Insomma, tutti sbagliamo. È vero, poi in questo modo qua non c'è... Niente. Buono, qui abbiamo Warren su. Wow, un rapper Warren, ragazzi. Stavo aspettando... Che questo stronzo finisce di attaccare. Democracy Republican Elected. Sì, Last Bastion of American Democracy. Adesso stiamo andando Wake the West, ma poi andremo per... Vediamo se c'è qualcosa per i consumer goods. Manpower, mi piace. Local manpower, monthly population. Vedete, research slot. Cazzarola, però io vorrei anche una civilian factory. Prendiamo altra stability. Ma noi che tanto che ce ne facciamo una stability? Ce ne facciamo niente a stability. Minchia, non solo una civilian, più di una civilian in Northern California, Oregon, Washington, più altre 3-6 civilian. Ve lo dico io che qua rimettiamo in piedi il paese. Vediamo sto stronzo appena finisce di attaccare un attimino. Non ha poi tante difficoltà ora che ti vedo. Cioè, abbastanza stallato su... Sono due. Ah, perché attaccano da due lati. Attaccano da nord e da sud. Rock Springs non è ancora caduta. Albuquerque... Qua poi hanno fatto spawnare le altre divisioni. Lì c'è stato un mezzo inciuccio di qualche tipo che... Dovrebbero vergognarsi. Ora vado full spinta, anche se si dovrebbe spingere su Santa Fe e non lì, perché se spingiamo lì non otteniamo un cazzo. Vediamo se riusciamo a girare un attimo, giusto per avere un po'. Dovremmo andare fuori Santa Fe. Qua sono andato fino a Clovis e mi sono accorto che in questo punto qui della mappa siamo nella merda anche noi, ma loro hanno tutta roba lontanissima qui a Oklahoma, a Austin, eccetera eccetera. Quindi giusto per... Se riusciamo a spingerci dove siamo arrivati fino adesso, non dovrebbe essere poi neanche troppo negativa come situazione, perché voglio che smettano di attaccare lì sopra, o come stanno facendo, rideployino in modo da sgonfiare qui e poi dopo magari lì sopra passare al contrattacco. Il fatto è che adesso si stanno spostando e non posso farci un cazzo, c'è solo da aspettare. Siamo ancora un po' sottino di fucili, ho switchato 2-3 robe, però la nostra vita è questa. In fact, penso di poter fare una roba del genere per adesso. Aumentiamo ancora di più la produzione della nostra artiglieria, ma stiamo lì ben fermi. Una volta che questa roba qua è finita, siamo arrivati a 12, tecnicamente andiamo anche avanti in quel senso là. E qui mi sembra quasi una buona posizione per fermarsi in alcuni punti. Preferirei spingere a sud più che a nord, perché qui non hanno pressione per adesso.
Mentre qua sì, non lo so, c'è da capire dove fortificare. Probabilmente in un punto dove non voglio perdere, ci sono le montagne. Questo qua di El Paso non è mica male. Qua dietro il fiume, tra l'altro. Abbiamo preso Clovis, ma in verità dietro il fiume non era mica male. Quindi probabilmente, magari è inutile, però non si sa mai. E lì vorrei andare un pochino più avanti, non loro le montagne lì di Denver. Noi abbiamo Aspen, però. E qui c'è un attimo da capire cosa vogliamo fare. Mi piace perché stiamo attaccando, ci stanno supportando questi, no. Però vabbè. Iniziamo così e poi vediamo dove si arriva con tutta questa faccenda. E qua è vero peccato che non riusciamo, perché dobbiamo aspettare che cada quello e cada anche quell'altro. Vediamo. Contrattacco. Se riusciamo a prendere Billings, mi sa che si sono appena inculati l'unico posto. Vabbè, stanno già facendo cadere gente. Stanno già facendo cadere gente, l'hanno fatta cadere da là sopra. Ah, niente, è stato un peccato. Io provo a tenere il push, ma secondo me non andiamo avanti lì. Che dire, ragazzi? Oddio, ma sono 5. Andiamo avanti nella città 3. Stanno attaccando su tutto il fronte, stanno blindando. In un paio di punti attacchiamo noi, sembra che stiamo vincendo. Infatti posso anche migliorare un attimino l'attacco qua. Se riusciamo a prendere montagna non è mica male. Andiamo, partiamo con i marini giapponesi che attaccano. Vantaggio loro, grande sito loro. Purtroppo con i fucili non stiamo arrivando a livello. Non c'è cazzo, bisogna aspettare che questo si fulli un pochino. I treni li ho aumentati quanto potevo. Gli aerei ci stiamo dietro malapena. I carri armati sono giusto quel... Che poi in verità sono un modello mica male questi qua. È solo piccolino. E per il resto siamo lì. Cioè abbiamo tutto quello che ci serve. Non importiamo molto. Sto costruendo però la roba delle spie per togliere un po' di... Cioè un po' di fastidietto qui nella zona dei mormoni, no? Il Belgio ci ha mandato truppe. E il Belgio... lasciate che questa cosa vi arrivi nella testa. Il Belgio ci ha mandato delle truppe. Per il resto io sono solo contento di fortificarmi. Finire qui. Adesso appena finisce questo ritorniamo ad avere un numero decente. Ne ho visto quanto sono avanti di... Il situa, il tizio là decide di andare su. Secondo me Gianfranco è meglio se dai una mano a pushare qua, perché se riusciamo a prendere queste montagne ci arrocchiamo un po' meglio. Infatti qui sotto non sono poi messi così male a rifornimenti, non hanno alcun cazzo di problema a rifornimento. Si vede, è strano però, perché Austin 1, 2, 3 dovrebbe arrivare, cioè loro dovrebbero essere esattamente nella zona cancro, e per qualche motivo invece hanno i rifornimenti. Non so spiegarmelo per niente quella cosa qua. Qui sono solo giapponesi e tizi che attaccano, io non supporto perché secondo me sono troppe. Noi andiamo avanti così a difendere e dove possiamo, vedete che ci infiliamo, vediamo se riusciamo anche un attimino a exploitare la situazione. Tipo qui un contrattacco ci starebbe tranquillamente. Io sto guardando Cheyenne da un po', ma Cheyenne non serve a una merda. Anche qui hanno Pierre là in fondo e se noi tagliamo... Ma l'abbiamo già preso, abbiamo Billings lì sopra. Potremmo tentare di pigliare... Ci provo, dai. No, questo qua aspettiamo un attimo. Questi due su cui entrano tecnicamente. Facciamo così. Così. E così. Magari è una stronzata, però. Probabilmente è una stronzata. Però. Sì, infatti quelli là non riusciranno a buttare indietro ancora questi. Però. Dato il Giappone continua a rinnovarci il fatto di mandarci gli Arisaka, che a me piacciono tantissimo, ma... Questo lo mandiamo lì sopra a difendere. Siamo un po' sotto di persone, ma non posso permettermi di mettere altra gente, quindi tanto misura capitolato. Appena viene giù questo qua può andare, può star fermo qui e non andare da nessuna parte, adesso che ci penso. E per il resto non ci sono altri movimenti di alcun tipo, quindi qua vedo che stanno spostando gente, ma questo qua si è già rifullato, quindi la cavalleria, quando gli avevo detto di venire qui e attaccare, stai bella ferma lì che siamo a posto. Ci va di lusso se riusciamo a chiudere nel pocket questa divisione qua in montagna. Oh, finalmente abbiamo fatto le spie. E invece, come al solito, non c'è andata per un cazzo di lusso. Però probabilmente li buttiamo fuori da qua sotto, il che è positivo. Se Dio vuole, perché la cavalleria lì non ha capito niente. Questi stavano solamente difendendo. Gli dico tutti e due di attaccare perché non mi fido, ma tecnicamente qualcuno dovrebbe essere già dentro appena questo attacco qua fallisce. Ci va di culo che lui abbia contrattaccato per pinnarci in quel punto lì, perché questo vuol dire che noi possiamo exploitare anche la sua di situazione lì dietro. Qua per adesso io non sto attaccando da nessuna parte, per fortuna. Albuquerque mi sembra bella a posto, quindi qua abbiamo quasi finito, arriviamo a 12 fabbriche. Manca una all'appello, ma il nostro focus sta per finire, infatti. Eccoci qua. Vediamo un attimino. Oh,
ma quanto sono contento di quella cosa qua. Finalmente iniziamo a costruire i forti. E visti i vantaggi che abbiamo appena, cioè le sito che abbiamo appena guadagnato, possiamo anche iniziare. Mi piace perché qua c'è sto cazzo angolino, in verità sono collegati. Vabbè, facciamo così per adesso, poi vediamo se riusciamo a entrare nel Wyoming un pochino meglio. Allora, abbiamo dato una botta alla situa, direi che possiamo andare avanti, quasi quasi, cerchiamo di metterla un po' in piedi questa economia di quella roba lì. Qua ci do però stability, production base, meno production cap, che tanto adesso il cap per ora non lo stiamo situando. Oppure possiamo andare per i labor standards. No, la ricerca in più. Vado per la ricerca in più per adesso. Se no, altrimenti ci sarebbe... Diga che coglioni. Compra in bulk che ci dà una... Oh, 1000 di equipaggiamento. Questo magari lo faccio dopo. American Counter Espionage, che non fa un cazzo per quanto riguarda lo spionaggio. Cioè, rendiamoci conto. Però anche questo non è male per costruire i forti in 35 giorni, visto che poi è lì che io sto andando un attimino a parare sotto un certo punto di vista. Lo slot di ricerca in più è a 35 giorni? Sì. Un mese. Vado con questo prima. Poi vado con lo slot di ricerca in più. Un mesetto di ricerca perso per una cosa. Non è poi così male, dai. C'è stato il contrattacco di Wei e ho deciso di lasciare Clovis perché eravamo nella bolla dove non arrivavano proprio i rifornimenti. Molto meglio difendere, ci sono i forti sulle montagne, eccetera, eccetera. Però, in qualche maniera, le forze congiunte giapponesi e canadesi sono riuscite a entrare in quel punto qua. A questo punto, se abbiamo culo, io direi anche, adesso dovrebbe arrivare qui una divisione di fanteria e spingere in quel punto lì. Se la situa funziona nella maniera corretta, là potrebbe esserci un breakthrough che ci fa tagliare fuori l'ultimo pezzettino qui del Trans-Pecos, eccetera, eccetera. Quasi quasi andrei sopra, non lo so. Lo vediamo sul momento. Può essere, insomma, che riusciamo a fare una cosa del genere e a spingere verso sud. E lì ci liberiamo. Qui invece sta succedendo qualcos'altro a nord. Allora, non ci trastavo molto all'inizio, però loro, come vi dicevo, hanno attaccato e ora partiamo nel contrattacco. Qui è solo una divisione che cerca di andare di là dal fiume. Sono le motorizzate. Sto cercando di pinnare tutto quello che è possibile pinnare. Se riusciamo e dovremo farcela sfondare lì, tecnicamente quello che voglio fare è abbastanza chiaro e non troppo difficile. Ok, l'Illiria ha dichiarato guerra all'Austria. È un problema importante per noi. Ok. Quello lì che ho appena visto spostarsi non mi piace neanche un po' che ha fatto quella mossa che ha fatto. Non pinnarlo, difendi piuttosto. Qui passiamo invece completamente all'attacco, perché questo dovrebbe spingerli in alto. Questi possono smettere dall'attaccare e possono invece andare a rinforzare leggermente più sopra. Ora qua ci sarà un po' un esborso di vite umane in un certo senso, perché dobbiamo per forza provarci. Qui quel 72 mi rincuora e mi piace. Dico alla cavalleria di dargli una mano, perché non si sa mai. Ed entriamo un pochino nella faccenda. Scusate, volevo vedere una roba. Il problema è che loro si sono già... Beh, questi qui nel pocket, ad ogni maniera, come venga fuori, mi sa che situano le sito. Tolgo, cioè switch un pochino, perché non voglio che cadano troppo alla svelta. Qui tanto quello sta entrando, a questo punto cerco di chiudere più in alto. Però l'importante è chiudere, buttare fuori questi qua, 5 divisioni se ne devono andare. Ci arrivano le ricerche dei carri, dovrebbero aggiornarsi fra un po'. Non vado per i medi, vado per i leggeri. E qui io direi per adesso di andare un attimino sul Thompson, aumentiamo un pochino le situe. È un momento un po' del cazzo questo qua. Non devono cadere quei due qua prima di quello là in alto e penso che ce la possiamo fare. Gianfranco me l'hanno bloccato, ovviamente lo faccio ritirare in quel punto lì. Ho dovuto far ritirare tutti. Boh, basta, siamo fermati qua. Quindi quello là si deve arrangiare un attimino. Peccato, perché poteva essere una buona mossa. Qui sotto abbiamo parato fuori, ma ci stanno attaccando e stiamo cercando di difendere la zona. A questo punto io faccio la manovra che volevo far prima. Cioè tolgo la difesa di El Paso. Mi si liberano due di fanteria che dovrebbero... Ma ve lo dico subito, niente, venite qua. E da qui rifate esattamente la stessa identica roba. Vediamo se riusciamo, cazzarola, perché comunque sia un po' cancro colera. Non credo riescano a rinforzare questo per via proprio del fatto che vogliano buttar fuori qua di fianco. Il problema è che io non ho modo... Meglio, non ce l'avrei il modo. Faccio divergere altre forze da quel punto qua.
97-98. Cazzo, non sei ancora arrivato. Ok, buono. Proviamo a continuare a pushare sperando di togliere un po' lì situazioni. Questo qui mi basta che entra qua. In verità non mi serve tanto tempo. L'importante è che questi tengano un pochito. E se viene giù questa tile, poi comunque sono... Ecco, esatto. Sono comunque isolati. Anche se li respingono indietro, non possono farci un bene amato cazzo. Mando questi a difendere. E quelli continuano ad attaccare. Buono, buono. È un entrenchment di... Cioè, un circlement di 6 divisioni. Quindi, onesto. Una piccola azione che abbiamo visto senza usare buff o non buff di quello che potrebbe essere poi il futuro. Vediamo se adesso andrà avanti anche qui sotto. Ho i miei dubbi, ma boh, può darsi. Oh yeah, boys! American Union State si spara in un piede, dichiara guerra ai comunisti. Non so se si spara proprio in un piede, però sicuramente hanno fatto la cazzata. Cioè, di qui non passano. E adesso devono togliere pure truppe. E qui sono messi come il maiale. Ci starebbe... Non ho ancora pulito qua, ma se puliamo faster... Se puliamo faster, cosa che facciamo? Tu, amore mio, vai di qua. Possiamo tecnicamente sfruttare il fatto che ora loro muovono truppe. E infatti vedo che già... I miei che decidono fa... A me che cazzo me ne frega di andare... No, 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 ciccio. Iniziamo a sfruttare i buchi nelle loro cazzate, visto che hanno girato alla Mose. Guarda qua, bella vuota. Nice, very nice indeed. Clovis è vuoto. Qua è andata a puttana la situazione. Non è che si può vincere ogni dannata guerra. Secondo me adesso qua fanno la minchiata. Oh, bravi, andate via, andate via. Sei più veloce tu o sono più veloce io? Lo scopriamo a breve. Anche perché vi tengo pinnati lì. Li tengo pinnati, amici miei. Ole, vai boys, vai. Guardalo. Proprio dritto per dritto a Williston. Non uscirete vivi da qua, amici. Amici della bici. Altro cavallo che diamo alle difese là sotto. Sì, purtroppo a volte escono unità cavallo, che sono sfigatissime, e a volte escono unità della milizia, che sono sfigate. Ormai mi sono abituato a un nuovo standard di unità sfigate. Cheyenne ce la prendiamo a questo punto. Qui però non andate via in 3-14. Qui invece bello schiacciottino. Lui fa: oh porca puttana, mi sa che mi hanno... serve un cazzo quello che sto facendo. Serve sicuramente un cazzo. Andiamo più su, va. Replace organized clan resistance with disorganized clan resistance. Ok, abbiamo investito così tanti punti nel rompere i coglioni ai tizi. Vediamo se ce l'abbiamo. Invece di avere un meno 0,8 di popolazione, un meno 3, viene sostituito con... È uguale, è identico, è lo stesso debuff. Ma porca puttana, è lo stesso debuff di merda. Però questo è arrivato Williston Churchill. Qui non serve la gente. Allora, no, quello sta già andando. Tu vai qui sopra, tu vai avanti. Vediamo. Qua si galoppa, qua si cavalca. Vedo alcuni punti rossi. Probabilmente questo qua c'è Yen, vero? No, Alamosa alla fin fine si sono risistemati in quella maniera qua. Riproverei. Ma qui ho lasciato una cavalleria io. Sti cazzi, non posso attaccare su tutto il fronte come vorrei. L'importante è chiudere. No. Paolo De Paoli, fermati un secondo con quella cavalleria che te viene imbustato. No. Porca puttana al gioco. Potevate imbustarlo e invece non avete fatto. Tu vai di là. Uba, Genator Rice Pack. Tra l'altro le White ci hanno mandato pesantemente a fare in culo, né? Oh, è arrivata un'altra... Vai, solo fucili, dobbiamo fare fucili. Fucili siamo messi, ragazzi, più 249. In più ne stanno arrivando 1000 per la situa con un'altra militare. Grande mago! Buono, tagliati fuori da là, se si riprendono anche Winston, mi frega un cazzo. Command Duck contro il clan. Una nuova... Ah, ok! Una nuova produzione di Disney ancora una volta. Se sentite bussare a volte tipo tunf tunf è perché appoggio le mani sulla scrivania e il microfono le sente proprio in pieno. Comunque, dicevo, Walt Disney ha fatto una nuova produzione che aveva già iniziato un bel po' di tempo fa, che presenta questo cartone animato per bambini. Che ovviamente alle spese della Constitutional Republic of America. Inizia con Donald Duck che sta droppando, si sta droppando col paracadute, si sta lanciando col paracadute nel nord della Florida
e riesce a scappare per poco dagli alligatori e poi bla 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 bla. E poi schiva i cecchini del clan. Oh mio Dio. I bambini possono vederlo gratis. Guardate che roba. Lol, sì, i bambini possono vederlo gratis. Vediamo i bambini a vedere questo pezzo qua di un altro cavallo di merda. Inizio a pensare che queste unità qua saranno solo cavalli di merda. Ma che vedevo di... Qui è come se qualcuno col cervello non collaborasse, nel voglio dire. Anche lì, sono tanti cavalli di merda, ma voi metti assieme, piano piano, saranno tanti cavalli di merda. Sì, dai, vai qua. Lui fa buono, se devo andare lì allora me ne vado a questo punto. Perfetto, buono, siamo saliti ancora un pochino. Purtroppo qui non siamo riusciti a chiudere, lui ha fatto tipo, noi resistiamo Tons. Buon per te, per l'iniziativa. Io appena quello lì arriva in zona Cesaroni parto con la tagliola e GG. Siamo in verità arrivati, ragazzi, siamo all'arrivo. L'American Union State è stata un po' passiva, come vi dicevo, questa qua ci siamo un po' addormentati sugli allori, un po' pensato con voi, ma tant'è. È iniziata la guerra sul fronte comunista, che mi sembra li stia prendendo, però questo ci dà a noi un bel po' di respiro, e invece noi abbiamo ripreso l'avanzata. Dobbiamo riuscire a prendere le montagne, perché come dicevo, da lì in poi, superata questa catena qua, ormai è tutta pianura e lì le cose si fanno leggermente diverse. Un saluto e alla prossima!